Questa notte è caduto il pezzo del pezzo, questa mattina purtroppo ci siamo risvegliati con una brutta immagine, cioè in pratica ci hanno rubato degli strumenti che per noi, per i ragazzi diversamente abili, perché questa è una struttura socio-abitativa per ragazzi diversamente abili, e sono fondamentali, sono strumenti che servono per i laboratori, sono strumenti che facilitano anche il loro lavoro, pertanto televisore, per dire, ci hanno rubato anche un televisore. E questo è bruttissimo, perché io credo che veramente si sia arrivati al fondo del fondo, perché se poi si ruba a gente come i nostri ragazzi diversamente abili, i quali hanno già, no, delle problematiche forti e gravi, veramente non c'è più dignità, non c'è più moralità, non esiste più niente. Io credo che veramente si sia azzerato tutto a questo punto. Sì, c'erano attrezzature che facilitavano anche il loro lavoro, manuali, artigiani del legno, artigiani della carta, artigiani della stoffa. Sono dei attrezzi che per loro sono fondamentali. Oltretutto vorrei dire che queste attrezzature erano state donate, erano dono da parte di tante associazioni, da fondazioni, diciamo, qui della nostra zona. Pertanto erano tutte cose donate veramente con spirito di sacrificio anche da altre persone, per facilitare e per aiutare ragazzi diversamente abili, meno fortunati. E questo è ancora maggiormente grave. Sì, io vorrei veramente lanciare un appello a riportare un minimo di ordine in questa città, perché è importante. Perché, lo ripeto di nuovo, si è toccato il fondo, pertanto chiedo a tutte le istituzioni preposte a fare sì che veramente si rafforzi un po' la vigilanza, la sicurezza, per, non solo per questi ragazzi, ma per tutti noi abitanti della nostra città, perché è fondamentale. Sta diventando veramente una città poco sicura, ecco, perché quando accadono queste cose veramente si tocca il fondo. E vorrei chiedere, ma forse lo chiederò in vano, a queste persone, a questi delinquenti, perché altrimenti non saprei definirli, di mettersi una mano nella coscienza e magari di riportarci queste attrezzature, o tantomeno di farcele ritrovare. Sarebbe anche un bel gesto, tra l'altro vicino al Natale, che dimostrerebbe che anche i delinquenti a volte hanno un minimo di cuore. Sì, certamente molto triste. Tra l'altro stamattina gli operatori, quando sono arrivati, hanno trovato una bruttissima sorpresa. Certamente io credo che per tutti avere delle intromissioni nella propria vita sia veramente da condannare, ma in maniera più forte questa, perché veramente qui si lavora con persone disabili, con persone che hanno trovato anche oggi una giornata veramente che li ha messi in difficoltà, perché comunque notano tutta questa confusione. E sono state portate via cose che veramente per loro erano utilissime, un computer con il quale potevano lavorare su internet, un televisore, e anche delle piccole opere, delle piccole cose che loro costruivano. Io credo che veramente questa cosa l'amministrazione la condanna in maniera forte, e anzi ringraziamo la polizia che veramente si è prodigata tantissimo, e credo che abbia già iniziato le indagini. Io spero, ma dubito fortemente, che qualcuno possa pensare di tornare e riportare quelle poche umili cose che sono state portate via questa notte in un posto dove veramente non si riesce a capire o a concepire come è possibile venire a rubare qui dentro. Io vorrei parlare a cuore aperto con quelle persone che questa notte sono venute qui e hanno preso un computer dove dentro c'erano le foto anche di domenica, quando i ragazzi avevano fatto all'albero del volontariato con il loro impegno dei lavoretti per poter racimolare 2 lire. Quindi io spero che loro possano in qualche modo ascoltarci e riportare le cose che hanno preso, anche se dubito fortemente di questa cosa. Comunque ci proviamo e saremo comunque l'amministrazione, e credo anche tutti i cittadini e le famiglie dei ragazzi, veramente sono vicini a tutti in questo momento.